Elia guardava le grandi ninfee che in mezzo allo stagno affioravano come se fossero isole. Gli sarebbe piaciuto moltissimo abitare su un'isoletta così. Ma come fare ad arrivarci senza bagnarsi? Non poteva certo camminare sull'acqua. Si accorse però che qualcuno ci riusciva. C'erano degli strani insetti, chiamati gerridi, che andavano e venivano a loro piacimento, correndo velocissimi sulla superficie dell'acqua. Se fossi piccolo piccolo, i gerridi potrebbero forse trasportarmi su una ninfea e non mi bagnerei nemmeno i piedi, pensò Elia. Chiuse gli occhi e cominciò a sognare. Era diventato piccolo piccolo e la riva dello stagno sembrava quella di un grande lago. Adesso poteva chiedere un passaggio a qualche gerride. Si mise a chiamare e ben presto uno degli insetti si avvicinò, incuriosito da quel bambino così piccolo. Elia gli chiese di portarlo alle isole ninfee e il gerride accettò volentieri. Elia felice correva e saltava da una ninfea all'altra. Il gerride lo seguiva senza capire il perché di tanta gioia. Elia gli spiegò che lui non aveva mai potuto correre da una ninfea all'altra e che non aveva mai visto da vicino un posto così. Gli sarebbe anche piaciuto costruirvi una capanna. Sulle acque dello stagno galleggiavano in abbondanza bastoncini e pagliuzze che potevano servire alla costruzione. Così in poco tempo, con l'aiuto di altri gerridi, Elia ebbe il materiale per costruire la capanna. Tutto gli riuscì così bene che i gerridi gli spinsero vicino un fiore di ninfea, perché la capanna avesse anche un giardino.